Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Io sono Bruna Brembilla e sono presidente del Circolo Donne Sibilla Leramo di Cesano Boscone. Oggi sono molto contenta di essere di nuovo nella Biblioteca Comunale, luogo dove abbiamo presentato tanti libri, perché per il nostro circolo è importante far conoscere la cultura delle donne. Questa mattina abbiamo come ospite, come si può dire a plurale due donne ospiti, non lo so, e comunque la dottoressa Luini e la dottoressa Fantini. La dottoressa Giovanna Luini è senologa all'Istituto Oncologico Europeo di Milano, ma è anche una scrittrice. La dottoressa Fantini Daniela è la dottoressa del consultorio di Cesano Boscone, da sempre, da quando esiste il consultorio, ed è stato il nostro contatto con la dottoressa Luini, che presenterà il suo libro La via della cura, un titolo emblematico in questo momento, perché noi viviamo un periodo speciale, un po' doloroso, e la cura non è soltanto una cura di un male fisico, ma è la cura per ogni perdita, dolore, sofferenza, paura. E mai ci è sembrato più opportuno un libro che trattasse di questi temi. Con me c'è Giose Maffina, che è socia del circolo, che è una naturopata e molto molto più di me è consapevole, cosciente dei temi che oltre la medicina vengono trattati nel libro che presentiamo questa mattina. Grazie. Allora, io sono qua perché il libro si interessa della cura e la cura è anche la cura di sé. L'amore per sé e, visto dal mio punto di vista del consultorio, è la prevenzione delle malattie, la prevenzione delle gravidanze indesiderate, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, cioè una programmazione della propria vita in base alle proprie scelte. Io dico sempre, non è che ci si può far vivere, bisogna vivere la propria vita. Il consultorio ha questo scopo. Allo scopo di collaborare con la psicologa, l'assistente sociale, l'infermiera, l'ostetrica, che sono tutte figure presenti in questa struttura, che è gratuita per tutte le cose preventive, non è gratuita, pagando un ticket, per le cose curative. L'accesso è con l'appuntamento, specialmente visto il periodo del Covid. Per gli adolescenti invece l'accesso è libero. Sempre, purtroppo, sempre per il Covid con un appuntamento. Perché? Perché è gratuito. Perché noi vogliamo che sia dall'inizio della propria attività, chiamiamola riproduttiva o sessuale, ci sia una cura della prevenzione. Noi facciamo incontri a scuola, molti forse di quelli che ascolteranno lo sanno perché è 40 anni che io vado nelle scuole e adesso, siccome non mi fanno andare, faccio gli incontri via web. Se con le possibilità di confronto sia via mail, sia via Zoom, sia di persona, come diavolo volete, perché la prevenzione purtroppo molte volte, anche se non dovrebbe essere, è una cosa acuta. Ho bisogno adesso. Siccome è stato aperto sempre, l'anno scorso, quest'anno, chiudere non abbiamo chiuso mai, l'invito è quello di venire per prendersi cura di sé. Adesso vorrei introdurre Giovanna per parlarvi del libro, che mi sembra che sia interessante. Grazie, beh, veramente qualcosa sulla prevenzione posso dirla anch'io, perché se sono qui oggi a parlare del libro, perché anni fa la prevenzione, proprio quella di cui parla Daniela, che peraltro è il mio medico, mi ha salvato la vita, quindi sono qui oggi perché qualcuno mi ha salvato anni fa grazie alla prevenzione. Quindi per me è un piacere essere qui, non sono qui per il libro, sono qui per Daniela e per testimoniare la prevenzione. Poi parliamo anche del libro e ne sono contenta. Però mi fai domande tu.
No, mi ha parlato della copertina, mi ha detto che la copertina è azzurra, le piaceva di più rosa, perché? No, va bene, le mie presentazioni sono stereotipi, certo, sì, gli stereotipi esatto. Ci sono. Esatto. No, in realtà poi ascolto le domande, perché quando fa domande lei arriva ed è, abbiamo già fatto insieme, è sempre molto pungente, quindi so che ne prepara alcune. Però questo è un libro che ho concepito per una autocura di sé. Autocura che non vuol dire che uno prende e decide da solo che cosa fare quando ha bisogno di medici, psicologi, psicoterapeuti, fisiatri, eccetera, o infermieri. Ma c'è qualcosa dentro di noi che coopera con i percorsi di cura. E comunque non è un libro che parla solo di malattia, non è un libro destinato a persone che soffrano per una malattia. Tutti noi abbiamo periodi nei quali siamo fuori equilibrio, quindi quel fuori equilibrio significa anche che magari il corpo fisico in quel momento è sano e non ha problemi, però l'interiorità, la psiche, chiamatela come volete, la differenza sta solo nelle parole, non nel concetto, è fuori equilibrio, non ci sentiamo a posto, non ci sentiamo noi, sentiamo che forse qualcosa è cambiato, può essere accaduto qualcosa, possiamo aver avuto magari un trauma, oppure possiamo semplicemente sentire che dentro di noi qualche cosa è andato fuori posto. E allora lì sì che possiamo decidere a un certo punto di camminare, di vedere dentro di noi che cosa possiamo fare per evolvere, per raggiungere un nuovo equilibrio. E tra l'altro cito te perché anni fa tu mi hai detto in una certa circostanza, io, cioè tu, sono sopravvissuta perché ho camminato avanti, ho continuato a camminare. E questa frase per me è stata indelebile, nel senso che sì, perché la via della cura è un cammino avanti. Quando tu mi hai detto in quella circostanza sono sopravvissuta perché ho continuato a camminare, mi hai dato molto input per questo genere di percorso, che è un percorso, è una specie di manuale, perché i capitoli sono divisi in azioni che noi possiamo fare da soli per cercare quell'equilibrio. E alla fine di ogni capitolo ci sono gli esercizietti. Di fatto ogni capitolo, quindi ogni azione, ha a che fare con l'andare avanti in qualche modo. E sono 23 perché ne sono usciti 23, quindi 23 capitoli con 23 azioni possibili. Non necessariamente in quest'ordine e non necessariamente tutti utili, no? Addirittura possono essere inutili tutti e 23 per alcune persone, ma la mia speranza è che confrontarsi con 23 suggerimenti possa far nascere il 24esimo, che io nel libro non ho messo, e che però aiuta qualcuno, che è il tuo, per contrasto, no? Che è il tuo. Perché in effetti ognuno di noi ha un proprio percorso, ha un'interiorità che deve interagire anche, nel caso della malattia fisica, per esempio, con chi ci cura, con chi presta la cura medica. È vero che ho una formazione medica ed è vero che sono diventata prima radioterapista, poi chirurgo e adesso sto facendo la specializzazione in psicoterapia psicosomatica, ma è altrettanto vero che la base per una visione che non è solo medicina convenzionale sta nel fatto che secondo me noi non siamo solo un corpo fisico e non siamo un corpo fisico che a un certo punto può essere curato prendendoci cura anche della mente, come se fossero due entità separate. Quindi la mia esperienza anche come medico, come senologa allo IEO, all'oncologico, non ha mai sottolineato, cioè non è mai stata centrata su una visione da meccanico, no? C'è un problema col corpo fisico, quindi vado e riparo. Nessuno in realtà lo pensa, secondo me, in medicina. Però per me era particolarmente evidente che la salute delle persone passasse attraverso una globalità di interventi, proprio perché noi siamo una globalità di energie, di emozioni, di aspettative, di fisicità, di ormoni, di
fisiologia interna, e solo nella complessità troviamo quella che può essere la via di cura. E quindi in realtà la base per questo libro, ma anche per i precedenti, è l'osservazione di ciò che noi siamo, cioè un essere complesso che quando va in disequilibrio, con o senza malattia fisica, ha bisogno intanto di guardarsi dentro e di seguire una traccia che c'è dentro, che si chiama guaritore interno per me. Anche lì potete chiamarlo istinto, voce interiore, come volete. Ma poi gli interventi esterni che via via si manifestano e possono essere utili devono comprendere idealmente tutto o almeno quasi tutto. Per intenderci, non possiamo prenderci cura di una donna che ha un problema ginecologico, senologico, quel che volete voi, senza tener conto di chi sia quella donna, che emozioni abbia, che relazioni abbia, che lavoro abbia o non abbia, quali traumi abbia avuto, cosa stia vivendo, anche dal punto di vista materiale, familiare, economico. Tutto questo fa parte della cosiddetta salute, perché viene percepita così. Ci sono situazioni di malattia che non rispondono alle terapie, poi si indaga un po' e magari c'è un lutto pregresso molto forte che spiega anche come mai quella persona non riesca a progredire, appunto a camminare avanti nonostante una terapia adeguata. Allora, il libro a me piace, se, spero di riuscire, non posso giudicarmi io, ma a me piace scrivere facile. Perché intanto perché a me non piace tanto leggere i saggi molto pesanti, ma quella è una cosa mia, ma perché credo che la gente vada aiutata con cose che si riescono a fare, cioè una cosa astrusa non mi sembra utile nel quotidiano. Ecco perché il libro ha l'impostazione un po' da manuale, ci sono tanti suggerimenti, secondo me non ce n'è uno che vada bene per tutti, perché noi siamo tutti diversi, in questa stanza ci sono più persone che sono diverse. Quando si suggerisce un percorso di cura si tiene conto di chi si ha davanti. Tu quando vedi le persone, quando vedi me, sai che sono io, sai che mi sgridi su alcune cose, l'ha già fatto stamattina e per la cronaca mentre venivamo qua bellissimo, vedevo il panorama intanto che mi sgridava, però magari invece un'altra sai che non la sgridi o usi altre parole per sgridarla, no? Quindi l'unicità è importante, questi suggerimenti non valgono per tutti, non ce n'è uno più importante, però ce n'è uno che è la base di tutto il resto, secondo me. Dando per scontato che per intraprendere una via per recuperare il nostro equilibrio, noi siamo i protagonisti, cioè se io non decido, nessuno mi può aiutare. Se ho qualcosa e non decido di essere curata, lei per me non può far nulla, può solo fare cose meccaniche, ma se dentro di me non c'è la decisione di fare qualcosa, non mi muovo, non più di tanto. Il silenzio, c'è un capitolo sul silenzio, sul tacere, è quello che io sento più potente all'inizio di ogni percorso di cura. Silenzio inteso come davvero ascoltarsi. Soprattutto da quando mi occupo molto di psicoterapia psicosomatica, noto, e l'ho notato prima in me e poi negli altri, che si tende un po' a coprire con tante parole quello che invece dovrebbe essere il momento dell'auto-osservazione. Cosa c'è? Cosa provo? Cosa sento realmente? Ma anche cosa sento realmente in relazione a ciò che la gente mi dice, i suggerimenti che ricevo. Cosa sento in questo momento? E quello è un momento di silenzio. Nel libro lo applico anche ad altre situazioni, per esempio quando ci sono persone in lutto o persone che hanno avuto profondi traumi, vale un po' l'abitudine di dire sfogati pure, raccontami. Va bene, dopo tre volte non passiamo alla quarta, perché credo che in alcune situazioni di disequilibrio con un profondo dolore vada anche rispettata l'esigenza della persona di non dire niente. Quindi nel libro magari alcuni suggerimenti vengono dati un po' contro anche l'uso comune. Il silenzio secondo me va anche molto bene quando una persona sta cercando di riprendersi da un grosso dolore, e allora è chiaro che se la faccio continuamente riparlare della stessa cosa
fa più fatica perché ogni volta non sfoga un tubo, scusate, perché un lutto rimane un lutto anche se me lo sfoga 20 volte, ma ogni volta che me lo ripete io la riporto lì dove ha vissuto quel trauma, invece di tenerla qui dove ci sono questi fiori, c'è questo tavolino e c'è una bella giornata fuori e ci sono persone che insieme presentano un libro e magari parlano di qualcosa di più rispetto a un libro. Quindi secondo me il silenzio è, di tutti i suggerimenti, quello che può riguardare più persone. Se è un silenzio costruttivo, mi viene in mente Deepak Chopra, che io amo da morire, che è questo medico indiano che usa molto anche le meditazioni, usa la Ayurveda, lo adoro moltissimo, e lui dice che il silenzio non è un nulla, ma è uno spazio creativo, uno spazio molto ordinato in cui possiamo rifugiarci, e infatti lui usa le meditazioni, cosa che ho iniziato a fare anch'io con me e con i pazienti che seguo, per andare in quel silenzio lì. E adesso faccio silenzio perché ho parlato troppo. Come si fa a cercare di fare in modo che un dramma, una malattia, un cambiamento diventi una cosa costruttiva? Nel senso che io tante volte dico alla signora, questa può essere un'occasione di riguardare se stessa, o le ragazzette le dicono, lei, tu devi metterti ogni tanto davanti allo specchio, guardati, perché tu non sei abituata a guardarti, non ti guardi mai. L'unico modo è ti guardi davanti allo specchio e guardi chi sei. E se sei veramente malmessa, fatti una carezza, perché bene come te non ti può volere bene nessuno. Non esiste questa, non è sempre colpa degli altri, perché anche tante madri mi raccontano, mia figlia, mio figlio, mi raccontano le cose terribili, io le guardo e dico, domandati perché. C'è qualcosa che tu hai fatto per cui questa è la reazione. E quindi basta che te lo domandi e poi parli, basta che verbalizzi queste cose che ti vengono in mente, così anche loro capiscono che cosa stai dicendo. Perché se uno fa, adesso poi è così di moda che bisogna fare, comprare, andare, fare un sacco di roba e fermarsi mai. Invece fermarsi un attimo a guardare è una cosa che io dico sempre. Quando vengono a dirmi è successo questa cosa, ma domani perché? Anche oggi è venuta una signora, ha avuto una gravidanza e le ho consigliato una pillola che si può pigliare in gravidanza per non restare incinta immediatamente. La signora ha tirato fuori un sacco di sue storie, non ha ancora cominciato il rapporto, è troppo presto, e è arrivata subito con un pasticcio. Ho detto, scusa, ma bisogna pensare prima, non è che si può sempre correre dietro, no? Come si fa a fare in modo che le persone facciano un passo alla volta e guardino dove stanno mettendo i piedi? Ma invece di trovarsi in fondo e non sapere neanche perché ci sono arrivati. Esattamente ciò che hai detto. Tu, tra l'altro, suggerendo lo specchio, suggerisci una delle terapie. Louise Hay ci ha costruito tutta una via di cura, e tra l'altro lei ha avuto una guarigione da un tumore dell'utero molto particolare, perché lei non si era curata. Ha sviluppato lei la terapia dello specchio, è arrivata a 91, credo sia morta a 91. 91 anni, e tu hai suggerito il metodo dello specchio, che è un metodo molto efficace, che riprendo anche nel libro qua e là, guardarsi, fermarsi, che è quello che tu dici, guardarsi allo specchio non è un modo per criticarsi necessariamente, è un modo per vedere, cioè tu stai dicendo che dobbiamo vedere, dobbiamo constatare, cioè ci sono dei momenti nei quali è inutile che cerchiamo, come dici tu, di scappare, dare colpe fuori, o trovare dei palliativi, o magari fare cose che ci distraggano. Dobbiamo guardare. E tu dici, guardiamoci allo specchio. Facciamolo fisicamente, perché darsi la carezza, oppure dirsi nei peggiori momenti, ma sai che sei bella, mi piaci, ti voglio bene, è un esercizio che aiuta. Ma poi è anche un esercizio di consapevolezza. Nelle prove poi ognuno, ecco, nel libro, ma nella vita, parto dal presupposto di non sapere mai cosa vada bene per chi ho davanti. Arrivano molte persone, ovviamente da quando è uscito il libro, anche da un po' prima, che hanno avuto lutti, per esempio. Lutti di vario genere, che possono anche essere una perdita di lavoro, una fine di un amore, insomma, lutti anche così, non necessariamente perdita di qualcosa. Perdita di qualcosa. Eh sì, perdita di qualcosa. Come dici tu,
Allora, la via è unica per ognuno perché non c'è il prestampato, ecco, guarda, nel lutto devi far così. Però quel momento che tu citi di consapevolezza, cioè sono a questo punto, è successa questa cosa, certe cose non sono finite, non tornano, è successo, cosa faccio? Vado avanti? Come? Cosa sento dentro? Quel momento di consapevolezza, che può essere veramente difficile, però è fondamentale perché è l'unico momento che ti permette di dire ok, adesso è un bivio, o io non vivo più, o comunque non evolvo, non costruisco, sto lì insabbiata e continuo a piangere o a arrabbiarmi o me la prendo con gli altri, oppure, come mi hai detto tu tempo fa, cammino, ma camminando ci costruisco sopra, perché anche nelle peggiori situazioni qualche momento evolutivo salta fuori, l'importante è vederlo, l'importante è accettare che ci sia. Poi anche, secondo me, vedere che c'è anche un'altra possibilità. Io faccio sempre questo esempio. Un giorno per caso sono entrate tre signore, una dopo l'altra, che alla fine ho detto potevamo fare un tè, che avevano avuto la stessa storia. Storia che marito è andato con una più giovane di lei. Tutto uguale, stampato. Reazioni. La prima si è fatta di antidepressivi, era ridotta uno straccio, faccio il riassunto. La seconda, io lo distruggo, io so tutti i suoi problemi, le tasse che non paga, le cose, io lo distruggo, lo metto sul lastrico. La terza, per quello che ho detto era meglio fare un tè, la terza, vabbè, mi dispiace per lui, adesso io ricomincio la mia vita, avevo una passione, che era quella di costruire, di fare vestiti, ha messo su con una sarta una cosa, adesso la figlia che si era laureata in economia ha messo su un'azienda e guardano con tristezza, con benevolenza, lui che nel frattempo è stato ovviamente mollato e là, non dico come cosa, non posso dirlo, però lo guardano così come per il poverino. Allora, io a queste tre signore ho detto, c'è un'altra strada, c'è sempre un'altra strada, lei deve capire chi è e fare un'altra strada, non quella dove lei ci rimette, se è possibile, ma dove da lì parte, oppure mi ricorderò sempre, una non giovanissima, 40 passa, direttore di banca, donna, che è stata ospitata, invitata a un viaggio incentive e essendo l'unica donna mi ha detto mi sono sentita come il miele con le api. Alla fine, l'ultima sera, non posso dire che ha fatto bene, ha avuto un rapporto con uno, ovviamente gravida immediatamente, viene per interruzione di gravidanza e gli dico senta, siccome io penso sempre che ogni cosa deve essere positiva, il negativo pazienza, qui c'è una psicologa perché lei mi ha detto per me interrompere la gravidanza è un problema perché io sono stata adottata e quindi mia mamma ha fatto un'altra scelta, ha detto guardi, visto che ha indagato poco questo argomento la psicologa è qua e allora lei mi ha detto la ringrazio perché alla fine ho scoperto adesso attraverso questa cosa che io per tutta la vita ero convinta di essere sbagliata io, cioè io sono stata sbagliata perché mia mamma non mi ha voluto. Invece adesso ho capito che mia mamma non voleva la situazione in cui si era trovata. Quindi, per dire, sono degli esempi di traumi che possono essere vissuti in modo diverso, che si possono vivere in un altro modo, cioè buttare l'occhio avanti e non fermarsi lì. La depressa che tutta la vita è lì a dire quello, vuole distruggere, per cui va in tribunale, voglio togliere i soldi, mi voglio portare via la casa, non mi dai i soldi per i figli, eccetera, eccetera. E un'altra soluzione c'è, c'è sempre un'altra soluzione, si tratta solo di vederla. Eh sì, a volte è vero, perché cambiare il punto di vista. Dice Raffaele Morelli, che della psicoterapia psicosomatica è il padre, diciamo, almeno della scuola milanese. E, cambiare il punto di vista, cambia il punto di vista, guarda
da un altro punto di vista, ma è utile perché in realtà in alcune situazioni difficili non è che possiamo cambiare la situazione, è quella, ma se la guardiamo in un altro modo possiamo davvero costruire. Peraltro le donne che, io come te seguo per la maggioranza assoluta donne, ma le donne che guardano da un altro punto di vista e quindi decidono di mollare il punto di vista disfattista, arrabbiato, astioso, in situazioni simili a quella che tu descrivi, che sono molto frequenti anche per me, davvero costruiscono dei mondi, perché hanno una creatività pazzesca. E come riescono a salvarsi le donne? Di solito gli uomini non sono così capaci, perché gli uomini si ripigliano un'altra donna. Sì, le donne costruiscono, è vero, ma costruiscono. Sono un po' monotone. Guarda, io ho una signora che seguo, che ho seguito, adesso sta bene, insomma, sta bene, ma ha fatto il lavoro lei, perché la mia base è che il lavoro lo fa la persona, non lo fa chi la aiuta, se no. E lei si è messa a smontare e rimontare i motori dei camion. È diventata bravissima, adesso ripara le biciclette, rimoderna le biciclette e le moto, quelle vecchie, e fa tutto un altro lavoro, però questa cosa l'ha rigenerata. Un'altra signora restaura i mobili, un'altra signora di cui sono fierissima, in questi giorni fa, anche lei fa tutto un altro lavoro, fa la pittura emozionale a occhi chiusi. Ovviamente io cadevo dal pero perché non sapevo che si potesse decidere di dipingere a occhi chiusi, cioè prendere la decisione da vedente di chiudere gli occhi e dipingere. Fa delle opere pazzesche, scegliendo i colori a occhi chiusi e dipingendo a occhi chiusi, più o meno come mi vesto io a occhi chiusi la mattina, però l'effetto è un altro. Comunque le donne davvero, cioè se guardano da un altro punto di vista, per carità, non è facile, è doloroso. Ci sono dei momenti in cui magari hai anche bisogno, ti aiutano altri, però sanno costruire. E devo dire anche un'altra cosa, che le donne quando sanno stare vicino ad altre donne costruiscono dei circoli virtuosi pazzeschi. L'aiuto tra donne, io poi la parola solidarietà pericolosetta, proprio l'amore concreto dello starsi vicino tra donne è creativo al massimo. Cerco sempre, se posso, di avvicinare donne che magari sono in crisi, ovviamente vedendo un attimo chi sono, perché quella creatività insieme può essere potenziata. Beh, sì. E può tirar fuori da grossi non traumi. Sempre. Non, certo. Non sempre, perché no. Come dico sempre, se le donne entrano nell'ottica del lavoro visto dalla maschile sono un disastro, perché certo. Sono molto più attente, sono molto più, percepiscono molto meglio le differenze e quindi diventano dei maschi pericolosissimi. No, invece volevo dire una cosa, io prima di fare la ginecologa volevo fare la psichiatra. Si vede. E stavo con Raffaele quando hanno aperto al San Raffaele allora. E io mi ricordo che gli ho detto, Raffaele, io vado via, perché io non posso fare questo lavoro. E lui mi ha detto, ma perché ti viene così bene, entri così in contatto? Ho detto, certo, però la differenza fra me e te è che io vedo anche cosa c'è fuori. Quindi se questi hanno avuto dei problemi, tipo quelli che hanno tagliato i rapporti col mondo, ma io vedo le loro famiglie. Io non posso distruggere tutto il lavoro che hanno fatto loro per distruggere il rapporto e rimandarli nello stesso posto. Io è una cosa che non posso fare. Lui mi dice, ma cosa c'entra? C'entra, perché l'epigenetica, quello che c'è fuori, fa parte di te. Se uno è diventato autistico e finalmente riesce a non sentire più nessuno, a non parlare più con nessuno, sì, perché è una fortuna in certe situazioni, se tu lo rimetti, perché lui faceva una cosa, io me la ricorderò sempre, quegli autistici, andava 3 volte al giorno, alla stessa ora, a dire delle cose. E quindi alla fine lo aspettavano, perché tu puoi fare quello che vuoi, ma il tuo poi istinto fa un'altra certo. strada. E qui io gli dicevo, però quella è una cattiveria, perché l'idea è di nuovo la coscienza del tempo, ma non gli hai cambiato il suo mondo. E quindi io, questa è una cosa che infatti faccio la ginecologa con un altro stile. Perché? Perché secondo me la società, la famiglia, come dico a scuola,
noi siamo inzuppati da cultura, religione che possiamo non accettare, la cultura possiamo non accettare, alimentazione, abitudini, consuetudini, e non ce ne rendiamo neanche conto. Se poi uno comincia ad andare a girare, come ho fatto tanto io, per il mondo, allora i sapori sono diversi, ma le papille gustative ce le hanno tutti, cioè una cosa non è mai cattiva, è cattiva solo perché tu non sei abituato a sentirla. E così, vedere che si può fare anche diverso, e non bisogna sempre fare tutto così, perché purtroppo, specialmente adesso, e in certi tipi di pensieri socio-politico-culturali, c'è il giusto e lo sbagliato, ma il giusto e sbagliato non c'è, non c'è neanche il diverso, c'è un'altra cosa. E le persone invece non si rendono conto che, come nella cura, nella prevenzione, c'è sempre un'altra cosa, un altro modo. C'è sempre un altro modo. Sai, però per vedere un altro modo bisogna anche non essersi affezionati troppo. Abituati, ma anche affezionati al proprio trauma. Perché una cosa abbastanza frequente, sai, che ci si affezioni un po', anche se poi quando si dice così, no, non è vero, non potrei mai. In realtà ci si affeziona perché intanto il trauma è una cosa che dopo un po' uno conosce, è un setting che conosco, ok, sono dentro lì, per quanto sgradevole però è il mio. Ma poi qualche volta il trauma porta a ricevere le attenzioni altrui, si diventa speciali, vittime. Quella è una cosa pericolosissima per ogni genere di, secondo me, di trauma e anche di condizione per esempio del paziente. Lo dico con molto rispetto, però effettivamente qualche volta quel diventare speciali è totalmente controproducente, perché non si esce più da lì, ma non si vuole uscire. E quindi la condizione di dolore, di disagio, è una condizione anche che si attacca addosso se non stiamo attenti, se non cambiamo un po' il punto di vista. E effettivamente, quando do gli esercizi, che sono gli esercizi banali, ma non solo questi, anche quelli che poi mi invento in studio, YouTube, eccetera, è proprio perché cerco di portar via da quell'appiccicaticcio, no? Che c'è, cioè, stiamo attaccati a un ruolo, a un'identità, a quella che Jung chiamerebbe la persona. Cioè la persona non è quella che pensiamo noi, la persona è la maschera per Jung, cioè quella che abbiamo costruito, ma dentro c'è qualcos'altro. In realtà il punto di vista diverso ci porta magari a essere un po' più noi, è che è una condizione pericolosa perché non abbiamo più gli agganci, non abbiamo la boa. Lì dobbiamo nuotare, perché è come buttarsi in mare, va via la barca, tu sei lì e devi nuotare. Però è anche una condizione molto, molto, molto bella nel senso di costruttiva, anche perché comunque nel corso della vita purtroppo i cambiamenti, i traumi, le brutte cose capitano, e le malattie nostre o degli altri, insomma. E lì, come dici tu, la consapevolezza è l'unico modo proprio per cambiare punto di vista, perché a volte non si cambia punto di vista perché non si è consapevoli di quello che sta accadendo. Sì, e poi adesso per esempio dall'immaginario anche televisivo, perché ogni tanto adesso vedo la televisione perché sto con mia mamma e tocca vedere la televisione, e devo dire che sono veramente traumatizzata, nel senso che tutte le donne devono avere 30 anni. Se ne hai 70 ce ne hai 30, se ce ne hai 15 ce ne devi sempre avere 30. E non esiste una possibilità che c'è sempre 30 anni. Per cui tutte queste cose rifatte, sempre tutti questi tinti di capelli, tutte queste cose che diventano sempre peggio, questo non essere quello che sei, sia delle ragazze giovani sia di quelle vecchie, vale per tutti. E non esiste questa roba qua. E poi, oltretutto, come dico sempre ai ragazzi quando faccio i corsi a scuola, il corpo è quello che sta in mezzo fra voi dentro e gli altri fuori. Quindi non è che se tu cambi quello che sta in mezzo è cambiato quello che c'è dentro. Quello che c'è dentro è sempre quella roba là. Quindi tu devi curarti più di quello che sta dentro che quello che sta fuori. Invece sono tutti lì a rifarsi il fuori con le maschere, le punture, la chirurgia, ginnastiche spropositate,
hanno dei corpi di, che non so quanta ginnastica fanno, perché c'è alcune che dici queste fanno 2 ore di palestra tutti i giorni, perché non puoi a 60 o 70 anni avere quel fisico lì, impossibile, se non lo curi in quel modo, ma in modo esagerato, perché tutto questo fuori è abbastanza esagerato. E non l'accettare, non so, appunto, come quella che ha avuto un marito che è andato con una che aveva 20 anni meno di lei, e ti fa pena perché, poveretto, chi crede di essere? Cioè, o quella lì gli fa un figlio immediatamente perché aspettava solo che 4 spermatozoi per riprodursi, e sì, perché questo succede, oppure dopo un po' dice, sai che ti dico? E quindi anche lì la relazione è importante, come dico ai ragazzi. Prima il rapporto sessuale, prima di essere sessuale, è un rapporto. Sessuale è un epifenone, è una roba che si mette in più, ma il rapporto è la cosa importante. Ma anche occasionale, non è che deve essere un rapporto per l'eternità, anche per ubriachi in discoteca, è un rapporto comunque quella roba lì, non è una ginnastica. Sì, è una ginnastica che però cambia qualcosa in te, come io 25 anni sono stata nel soccorso di violenza sessuale e ogni tanto vedevo delle cose che dicevo, ma com'è possibile? È possibile che se una donna è abituata ad avere un padre che dice alla madre che non capisce niente, che non è capace neanche di fare l'insalata, che tu non andrai mai a scuola perché dove vuoi andare tu, trova un uomo che gli dice la stessa roba anche perché lei è normale. Normale. Se a me avessero detto quella roba lì, dice, non ci finiva neanche il discorso. Non è che mi sposavo, ma neanche il discorso finiva lì. Perché secondo me ognuno è artefice e si deve domandare delle cose. Non può andare avanti senza domandarsi mai niente. Invece qui sembra che la moda sia quella di domandarsi troppo tardi, quando ormai uno ha fatto tanti di quei disastri che cercare di rimetterli a posto è sempre possibile, ma diventa un po' complicato. Beh, questa cosa che dici mi tocca molto, perché una parte della mia attività è di supporto, di aiuto a una avvocatessa, mia amica, che si occupa di molto di violenza sulle donne, abuso. E veramente è un dolore quando comprendi che l'aiuto che cerchi di dare poi però non riesce a far nascere quella spinta, il punto di vista diverso e quel comportamento che è andare via o comunque togliersi da lì. Addirittura ci sono donne che rientrano in casa dopo mesi che erano fuori. E lì non c'è giudizio, è proprio un dolore, nel senso, al di là del giudizio, perché ritirano le denunce. Sì, è proprio doloroso. E questa amica, questa avvocatessa, ultimamente fa altro nel suo ambito, perché un caso di questo genere ha avuto come esito che la signora è ritornata in casa. E ho capito proprio, io ho sentito il dolore, ma ho sentito quello della collega avvocatessa molto forte. E questo è non si può neanche dire non volersi aiutare, perché quello è un giudizio. È talmente radicata la convinzione di non essere capaci da sole di modificare il mondo, il proprio mondo. Siamo convinto da sempre. Eh sì, 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 che arriva, lì ci vuole l'aiuto. Volevo tornare proprio su questo punto. Prima hai parlato della consapevolezza, della possibilità che ognuna di noi ha di ricominciare, e ricominciare in tantissimi modi. Però prima di arrivare alla consapevolezza c'è un baratro. Sì. E allora quando già mi rendo conto di un problema, quando mi rendo conto che questo problema io lo posso superare, mi devo attrezzare, cerco aiuto, provo, però so che voglio uscire da lì e che posso uscire da lì. Sì. Ma questo è già l'inizio della cura. Sì. Ecco, allora mi domando, ma per arrivare lì, prima hai parlato dell'aiuto che può arrivare anche dalle altre donne in circolo,
mi è piaciuta la parola perché noi ci chiamiamo appunto circolo donne. E probabilmente dobbiamo essere anche noi attente al dolore delle altre e provare ad aiutare, che però non è raccontami, dicevi, non è raccontami, è raccontami, te lo racconto una volta, e dopo però cosa posso fare? Cosa posso fare? Il cosa posso fare, adesso mi viene un pochino da chiederlo a te, che cosa possiamo fare? Daniela comincia a darti un po' d'acqua, può fare sì, no. Grazie. Non sono molto accudente. Grazie. No, non tanto. Vabbè. Non l'ho neanche notato. No, allora, effettivamente, ottima domanda. Credo che sentire, osservare, ascoltare, guardare. Perché, vabbè, io faccio sempre una battuta che è anche un po' scema, mi rendo conto, ma spesso si suggerisce il corso di tango, per esempio, a chi sta male, no? Massimo rispetto per i corsi di tango, però è un esempio per dire stai male, vai a fare il corso di tango, no? Che va bene per alcuni, per altri no. Ma sentire è un po' una cosa che dovrebbero fare però anche i medici quando hanno davanti un paziente, no? Un attimo per sentire il baratro di chi ha davanti. Chi è quella, per cosa sta vivendo? Guardiamo come si muove, guardiamo cosa fa, guardiamo se nel circolo non si fa vedere più o quando si fa vedere com'è, è arrabbiata, butta per terra le cose, litiga, oppure no. Ecco, prima c'è il sentire, perché quel baratro lì, certo, è inevitabile, io non credo a... Mi piacerebbe credere al fatto che nel baratro uno cominci a pensare positivo, dire cose, non si può fare, cioè non... Il baratro c'è, uno è dentro nel baratro, quindi secondo me lì davvero si naviga a vista, sia chi è nel baratro sia chi è intorno. Certo è che chi è nel baratro un pochino lì, non che ci debba stare per forza, però deve sentirlo quel baratro, perché quella consapevolezza che diceva lei nasce anche da lì. Le emozioni del baratro, che sono comunque fluttuanti, perché il baratro non può essere 24 ore di totale disperazione, non siamo capaci, però quelle emozioni in qualche modo costruiscono la reazione. E poi chi c'è intorno, secondo me, come miglior esercizio al sentire, intuire, indovinare, non lo so, adesso sono esempi banali, però a me succede o succedeva, adesso un po' meno, ma non mi ricordo come si chiamasse, c'era un gioco che si faceva col cellulare, no? Un gioco che si faceva con persone collegate. A me non piacciono i giochi così, però ogni tanto coglievo persone che sapevo essere probabilmente in uno di quei baratri. Quando le vedevo lì iniziavo a giocare, ero pessima, per cui perdevo sempre, però... Capivo che era un modo per agganciare e vedevo che magari c'era un giorno particolare in cui facevano queste cose. Ecco, quelle sensibilità che poi sembrano nulla, però sono utili per tenere un pochino il canale aperto e poi attraverso quel canale aperto, tac, magari mettere l'aiuto un po' più di peso. Ma a volte davvero sono piccole cose. C'è una mia amica che quando aveva un'altra amica nostra comune in difficoltà, sapendo che quell'amica non sapeva cucinare, era veramente pessima, devo dire, peggio di me, le cucinava, è tutto dire, esatto, è vero, le cucinava, quindi andava lì, come va, ti ho portato, e le cucinava le cose, no? Altre volte invece ci può essere un intervento più pesante, insomma, ci sono persone che ci vanno dentro pesanti, no, adesso vieni con me, ti porto fuori, ma è un sentire. Da imparare ad ascoltare. Secondo me sì, ma anche coi pazienti. Infatti, diciamo, la base
per ciò che effettivamente faccio oggi, ma da persona, non da medico, psicoterapeuta, non mi piacciono le etichette, però la base è quella, sentire, cercare di intuire dov'è l'aggancio per aprire una finestra, perché poi è la persona che deve guardare fuori dalla finestra. I consigli sono sempre... I consigli sono un po' pericolosi, anche un po' pesanti, perché poi c'è un'ansia da prestazione. Io ho una signora che seguo da 4 anni, nel suo lutto per il marito, lei è arrivata prima perché c'era una malattia, perché sapeva che sarebbe accaduta la morte del marito e poi continua a venire dopo. E lei ogni tanto ha delle ansie da prestazione, no? Adesso riusciamo anche un po' a sorriderne, perché mi dice... Ma Giovanna, una mi dice di fare il corso di tango, un'altra mi dice di buttare via i vestiti, un'altra mi dice di tenerli, un'altra mi dice di fare la dieta, un'altra mi dice di mangiare tutto quello che voglio, un'altra mi dice di cambiare casa, quell'altra di buttare via le piante, io non so più cosa fare, vanno in ansia da prestazione, perché i consigli sono molto amorevoli, noi l'amore lo sentiamo, però alcuni proprio non vanno bene per noi, non c'è niente da fare. Quindi se si è in una condizione di fragilità, davvero si cerca di fare un po' tutto, no? E a me viene in mente il film Manuale d'amore, quando mi pare Verdone, sì, forse cercava di guarire da questo amore. Cerchi di far tutto, ma certe cose per te non vanno bene. Ma così come non vanno bene alcune cose qua del libro per alcuni. Ma per contrasto uno dice, ma che scemata hai scritto lì, io faccio un'altra cosa. Bene, perché hai trovato la tua cosa, la tua strada. Però sì, è un sentire, secondo me. E non mi ricordo... Allora, c'erano delle domande. Una riguardava lo pseudonimo. In realtà io mi chiamo Giovanna Gatti e lo dico con molta fierezza, perché, non che non mi piaccia Maria Giovanna Luini, ma Luini è il cognome di mio marito. E siccome anni fa iniziai una collaborazione con OK Salute, un giornale, l'allora direttore Paolo Pietroni mi chiese di scegliere uno pseudonimo. Con estrema fantasia... Io scelsi quello che era sposata, perché non mi veniva in mente niente, e solo che poi quel nome, che è il nome che scrive, non, cioè io vorrei mettere Giovanna Gatti, ma gli editori non vogliono più, perché si conosce Maria Giovanna Luini. Ti sei compromessa? Mi sono compromessa, sì. Mi sono compromessa, esatto, che non è, cioè effettivamente mi piacerebbe dire sono Giovanna Gatti, ma il libro precedente inizia più o meno, se non ricordo male, con mi chiamo Giovanna Gatti, perché in effetti è una rivendicazione, con tutto il rispetto per il cognome Luini, che ha portato anche fortuna, diciamo. Però quando sono in giro e qualcuno mi conosce come Luini, mi chiede quella dei Panzerotti? Ah, ma è vero! Quindi sono i Panzerotti Luini. Luini, Panzerotti. No, io non avevo fatto il collegamento, però. Di solito mi chiedono: sentite. Non sai cosa sono. Ma dai, non sei neanche una milanese. Era. Di tutti i passi che hai indicato, qual è il più difficile in assoluto? Ma il più difficile per me. Mi è venuto a cucinare, ma non c'è. È stato l'inconscio che ha buttato su. Momento, vediamo quale sento io più difficile. Ah, il perdono. No, in realtà non devo neanche cercarlo. Perché c'è un capitolo sul perdono con esercizi annessi. Perdono però non è inteso come perdono in senso magari religioso, perdono come rilascio di energia, non mi tengo attaccato un rancore, per esempio. Quello è il passo che viene considerato più difficile. Effettivamente, se si tratta per esempio di perdono di sé, capisco e vivo anch'io una difficoltà. La parola perdono buttata lì così subito crea qualche difesa, no? Poi però quando si dice no, guarda, si tratta di emozioni tue che hai tenuto lì da anni, è inutile che te le tieni lì perché non ci fai nulla di positivo, allora magari la questione cambia aspetto, è un perdono molto, se vogliamo, laico, anche per chi magari è religioso, però ha a che vedere proprio con un'energia nostra che noi teniamo lì ferma e che può far male anche al corpo fisico. Però è veramente difficile perché ci sono situazioni
che non si sa perché, o si sa, ma non si lasciano andare. È come se entrassero proprio nell'identità. Io sono il trauma qualche volta, no? E questo si vede molto in psicoterapia, ma anche nella, secondo me, nella tua, nel tuo ambito, no? Arrivano persone che sono il loro trauma. Quel trauma, qualunque sia, è entrato nell'identità, cioè se gli togli quel trauma, perché viene elaborato, allontanato, buttato via, con tutte le tecniche possibili, l'identità perde qualcosa, cioè si deve reinventare. Come faccio adesso che non sono più la persona traumatizzata? Ci sono sempre, anche nelle persone che hanno una malattia fisica piuttosto rilevante, degli spazi che a un'accurata indagine appaiono chiusi. No, quella cosa lì non la tocchiamo. Rilasciare quell'energia lì, quelle emozioni lì, o quantomeno concedere a quelle emozioni di vivere con tecniche varie, a me piacciono molto quelle un po' più orientali, ma insomma ognuno usa quello che vuole, significa dare aria, pulire e appunto in quel senso perdonare. Sì, credo che il perdono sia, che anche togliersi delle ossessioni, nel senso che quando ho scritto il libro ho ripensato ad alcune mie ossessioni che ho lasciato andare. In realtà io l'ho lasciata andare scrivendo il precedente libro e anche un po' questo. Ognuno però, ripeto, ha delle sue tecniche, no? Che trova istintivamente. Io l'ho trovata così, va bene, ha funzionato. Le ossessioni che avevo, sì, più o meno si sono sciolte. Adesso non dico che siano tutte, non lo so, perché sicuramente adesso dico così, domani ne trovo una che non si è sciolta, sicuro. Però molte si sono sciolte. Io credevo di non poter andare avanti senza darmi alcune spiegazioni, invece si può andare avanti benissimo. Però ecco, accettando, come diceva lei, che alcune cose siano accadute e che per alcune cose non ci sia una spiegazione, un chiarimento, un quel che è, senza trovare la causa. E quello è anche un modo. Siccome sono anch'io d'accordo che il perdono è la cosa più difficile, non pensa che molte volte è perché il perdono sminuirebbe il dolore? Sì. Cioè, toglie valore al dolore, quindi dice allora va bene. Ma nel perdono c'è il nome. È un dono. Perdono. Non ci avevo mai pensato, Daniela, vero? Io dico sempre, il perdono è un dono motivato, e poi che deve essere utile pure per te, perché se sei una vittima siamo da capo. E poi la consapevolezza, io racconto sempre questa, io sto molto attenta a quello che dico. C'era questa mia paziente tanti anni fa, non vedente, e lei un giorno mi ha detto, mi ha fatto morire, fa: tu lo sai che non usi mai la parola vedere con me? E io ho detto: guarda, non mi sono neanche accorta. Sì, perché io non ci vedo, ma la parola vedere la puoi adoperare. E io non mi ero resa assolutamente conto che non usavo. Allora, lei, poi lei è una persona fantastica. Lei ha fatto della sua cecità la sua forza. Lei va a fare le partite, non mi ricordo più come che gioco si chiama, una specie di pelota che fanno in giro per tutta Europa. Se la vuoi accompagnare, si dice: ma cosa mi accompagni a fare? Tanto mi puoi portare avanti, ma non è che mi puoi portare sempre. Oppure quando c'era il cane che non ci vedeva più, lo vedevo fare le scale, ho detto: ma cosa fai le scale col cane in mano? E sì, poveretto, non ci vede niente, ma lui non è abituato. Poi lei ha fatto il dialogo nel buio, è una delle fondatrici di quello. Allora mi ha detto: Dani deve venire a farlo con me. Io gli ho detto: bene, sai Ale, così finalmente saremo uguali. Lei mi ha guardato e fa: uguale un cacchio. Io sono abituata, tu piglierai dentro in ogni angolo. Infatti, è vero. Quindi lei, di questa cosa, perché lei non ci ha mai visto niente, e a me la cosa che fa impressione tutte le volte che vado a casa sua è che quando la saluto spegne la luce, perché tanto a lei la luce non serve, l'accesa solo per me, e non succede mai con nessuno che ti spegne la luce quando tu vai via da casa sua. E lei dice: beh, sai, adesso tanto tu non ci sei più, tu che non ci vedi, che hai bisogno della luce, certo. Io non ho bisogno di niente.
quindi lei spegne la luce, ma è consapevole del fatto che lei non ci vede, e pare sono così e così devo andare avanti, e ne ha fatte di tutti i colori. La cecità non è stato un limite, ma perché lei l'ha accettata, ha detto vabbè, che devo fare, non ci vedo, e quindi non ci vedo, da lì vado. C'è qualcuno che tutta la vita diceva non posso fare questo perché non ci vedo, non posso fare questo perché non ci vedo, non posso fare questo perché non ci vedo, è un comportamento completamente diverso. Per certi versi il non vederci è stata la sua forza. Guarda, qui ci sono 4 testimonianze in fondo al libro, di cui una è di Barbara Garlaschelli, che è una scrittrice molto brava, mi piace molto tra l'altro come scrive, che a 16 anni si è tuffata in mare ma ha incontrato uno scoglio, per cui lei è tetraplegica e ha scritto dei libri bellissimi. Qui ha messo la sua testimonianza, lei ha questo marito bellissimo veramente, e è una donna che non si sogna assolutamente di dire che la sua esperienza sia un'esperienza che è diventata positiva, e credo che se qualcuno si azzarda a dirlo davanti a lei viene terminato in qualche modo, perché lei ti tira qualcosa, però è andata avanti, e qui c'è la sua testimonianza in fondo al libro. È una testimonianza arrabbiata, senza aspetti salvifici, ma molto, molto concreta, anche perché Barbara comunque fa un sacco di cose, scrive, è molto presente anche in Facebook, va in giro, quando non c'è Covid, va in giro e presenta i libri, ha questo, si è sposata, insomma ha una vita che lei si ogni giorno strappa da quel nulla che potrebbe essere la tetraplegia. E Barbara sì, è un esempio che ho voluto mettere qui, non tanto perché mi servissero degli esempi tra virgolette positivi, a me non interessava necessariamente l'esempio positivo, ah che bello, è tutto bello, non è tutto bello, però effettivamente sono persone che sono andate avanti e hanno continuato, nel caso di Barbara con le rotelle, a camminare, ecco. Sì, cioè lì è proprio il punto di vista anche per la persona non vedente. Cambio il mio punto di vista, questa è la mia realtà, per quanto il baratro mi abbia preso dentro e in parte ci sia ancora, però mi sono costruita una vita, questa vita ora la uso. La carta me la gioco lo stesso. Direi che possiamo fermarci qui? Sì, perché noi potremmo andare avanti per dei giorni. Sì, siamo pericolosissimi. Sì, a noi piacerebbe anche, però ormai abbiamo usato benissimo il tempo che avevamo a disposizione e non ci resta che leggere il libro. Grazie. E il libro, per chi ancora non l'avesse fatto, qui qualcuna di noi lo ha già fatto, il libro lo possiamo trovare anche in biblioteca, nella biblioteca del comune di Cesano Boscone, e sarà sicuramente un'occasione per approfondire molti temi che questa mattina sono stati messi sul tavolino insieme all'Orchidea e riceveremo anche tante domande. E noi chiediamo alla dottoressa Luini la disponibilità a rispondere poi, certo, a queste domande. Sì, sì. Per noi perché se fossimo qui con le persone sicuramente avremmo visto tante mani alzate. Questo non è possibile, usiamo un'altra strada, troviamo una soluzione, troviamo un modo anche per uscire da questo problema della presenza. Per la dottoressa Fantini, sapete. Per la dottoressa Fantini addirittura potete anche andare al consultorio in via Vespucci, non in via Chieri. grazie veramente della vostra partecipazione e del vostro tempo, che il tempo è prezioso, preziosissimo. Grazie ancora, grazie al Comune di Cesano.